del coordinamento nazionale Mare Libero, avete già sentito alcuni interventi dei nostri associati e ne approfitto anche per un'operazione di marketing, nel senso che avete tutta la possibilità di iscriversi sia dal punto di vista singolo che dal punto di vista di rappresentanze di associazioni, di interessi diffusi, collettivi, eccetera, al nostro coordinamento, perché ne abbiamo effettivamente bisogno e soprattutto, questa è anche una dimostrazione nell'assemblea di oggi, ognuno porta l'esperienza, ognuno porta la conoscenza, ognuno porta il monitoraggio dell'ambiente in cui vive, perché come abbiamo sentito, i problemi che ci possono essere a Ostia sono completamente diversi rispetto a quelli della Versilia, rispetto a quelli del Cilento, rispetto a quelli del Salento, rispetto a quelli della Liguria, rispetto a quelli della parte demaniale marittima veneta. Quindi abbiamo veramente bisogno di poter avere la conoscenza monitorata del territorio, se non anche per aiutare, essere di ausilio alla politica, perché uno degli obiettivi che teoricamente avrebbe già dovuto avere come conoscenza, ma auspicare anche nel DL concorrenza, nelle varie diciture dei DPCM, dei DL, dei decreti legislativi che si sono succeduti nel tempo, è sempre quello del monitoraggio della conoscenza, come se non ci fosse effettivamente invece una conoscenza già appurata, perché la conoscenza c'è, poi vi spiegherò come, per quanto riguarda la situazione delle nostre coste. Io forse parlo con una visuale, un orizzonte privilegiato, perché faccio parte di una regione di Emilia Romagna che su questo ha lavorato molto, quindi noi una conoscenza ce l'abbiamo già anche abbastanza esplicita, anche abbastanza puntuale. Sto cercando di andare con un canovaccio, diciamo così, a braccio, perché quello che volevo dire, mi ero preparato, è già stato sintetizzato in maniera ottimale da Carlo Salvemini, il sindaco di Venezia, che ha, diciamo così, spurgato alcuni punti essenziali di quello che dovrebbe essere il rapporto principale tra politica e valutazioni che si sono susseguite dal punto di vista giurisprudenziale, perché come abbiamo visto in questi anni c'è stata una totale supplenza da parte della giurisprudenza e da parte anche di autorità collaterali, faccio sempre l'esempio dell'autorità garante della concorrenza del mercato, a loro che invece ha completamente abbandonato da tempo la politica. Io ringrazio il PD perché sicuramente con questa formula Agorà ci sarà una proposta da avanzare a livello nazionale dal punto di vista programmatico, quindi questo è un bene ed è giusto che si abbia una ulteriore conoscenza affinché si possa poi predisporre una valutazione programmatica condivisa e puntuale, che non sia però l'ennesima formula per poter discutere da un punto di vista formale, da un punto di vista verbale, per poi non arrivare mai a nessun tipo di conclusione per aiutare quelle che possono essere poi le realtà locali, perché il problema può essere declinato a livello, come è stato detto, a livello nazionale, conferenza Stato-Regioni, coordinamento e indirizzo delle regioni e valutazione puntuale della variegata morfologia degli enti locali. Quindi è necessario effettivamente che, e questo sarà anche di ausilio, la conoscenza, la partecipazione che anche in questo consesso c'è da parte degli operatori amministrativi, cioè di coloro che hanno una valutazione di filtro politico per poi andare ad adempiere il loro ruolo amministrativo nel momento in cui devono formalizzare gli atti. Non sempre in maniera facile, perché lo ricordava il dottor Savella, e vi posso dire, anche per mia esperienza di 10 anni di assessorato al Comune di Rimini, tra cui 5 come assessore del Demanio Marittimo, da questo punto di vista stare, come si suol dire, sul pezzo non è semplice. È chiaro che la sentenza della Corte di Giustizia Pro Impresa Mellis del 2016 ha delimitato un fronte
un prima e un dopo. È vero che da un punto di vista dell'applicazione diretta della Bolkestein, come diceva il dottor Savella, anche lì il parco del 2010 con recepimento da parte del Parlamento italiano della direttiva Bolkestein ha dato uno spunto notevole per conoscere quello che c'era successivamente, quello che ormai, tra virgolette, potevano essere gli effetti di giudicato, gli effetti compiuti di determinati rapporti. Però la Corte di Giustizia ha dato il via poi a cascata di tutta la giurisprudenza che si è conformata in maniera lineare e puntuale sulla base di quello che poi è stata l'adunanza plenaria con la funzione monofilatica per dare indicazioni ai ritardi emittenti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, trattare Lecce, per poi arrivare a queste direttive che hanno, tra virgolette, scritto non soltanto sui muri o sulla sabbia in questo caso, però vergato con la frusta, perché sono i principi fondamentali, attenzione, ai quali già da adesso le pubbliche amministrazioni devono ottemperare, perché è vero, c'è questo termine dilatorio, come se fosse una sorta di editto di tolleranza, per dire 31/12/2023 è il termine ultimo, però le pubbliche amministrazioni, e qui ci sono gli amministratori che ascoltano, già da adesso devono compiere determinati atti, determinate funzioni. In primis, e su questo noi siamo molto attenti come coordinamento, quello di emanare per tutte le amministrazioni che con gli atti ricognitori hanno dato il là dal punto di vista legislativo, alla conferma amministrativo-legislativo, alla conferma delle concessioni del 31/12/2033, hanno un obbligo specifico imposto dalle due sentenze gemelle di emanare gli atti eguali e contrari, quindi di inefficacia, di tutto quello che invece avevano con l'atto ricognitorio emanato precedentemente. Questo è un punto fondamentale che potrà avere anche conseguenze, nel caso in cui ci siano nella temperanza, conseguenze dirette e spiacevoli tra gli operatori, in particolare i funzionari comunali, che non adempiono a questo ruolo, perché poi si crea l'affidamento, il prolungamento delle proroghe hanno creato un affidamento, per tutelare l'affidamento si è ulteriormente prorogato. La politica dal 2009 ha concesso 24 anni di proroga, 24 anni di proroga, che non è che parliamo adesso 2033, 2009-2015, 2015-2020, 2020-2033. E questo, ripeto, da un punto di vista di valutazione sintetica, il Partito Democratico, perché noi qui siamo per aiutare con tutte le nostre esperienze, tutte le nostre conoscenze, una proposta programmatica del PD, ha il dovere, non dico di ascoltare bene, ma quanto altro, un'assunzione di atto di responsabilità. Di responsabilità. È chiaro che io in questo momento, a sentire le dichiarazioni, io chiaramente ho un osservatorio Emiliano Romagnolo, sia del Presidente della Regione Bonaccini che dell'Assessore al Turismo Corsini, si ritorna all'eo antico, nel senso che la solita litania è aggiornamento dei canoni, valutazione del valore dell'impresa, tutelare le imprese balneari, mai un accenno sulla conformazione del pubblico servizio, su cosa vuol dire bene pubblico demaniale, sul perché sono sempre state esautorate le associazioni rappresentative di interessi diffusi collettivi dal colloquio, dalle valutazioni sulla base di quelle che possono essere le loro esperienze. Quindi il solito discorso per prendere tempo e per non voler affrontare la situazione. Stessa cosa posso dire, attenzione, per le autorità collaterali, Agenzia del Demanio e Capitaneria di Porto. In questi due anni, già da adesso, perché la proroga delle concessioni demaniali è stata considerata tanto non esse, e quindi siamo in una situazione, diciamo così, di stallo, una situazione in sonno, come direbbero in determinati ambienti, già possono valutare, almeno per quanto riguarda un determinato settore, che è quello dell'incameramento dei beni di non facile rimozione, si può già valutare un monitoraggio per vedere cosa, dal punto di vista illegittimo, è stato costruito sopra il terreno demaniale. Cominciare a valutare le differenze tra le concessioni per licenza e le concessioni per atto formale.
questi sono tutti adempimenti che le pubbliche amministrazioni, cioè il front office della gestione del demanio, dovrebbero conoscere. Ha ragione Salvemini quando parla di avere come vademecum la relazione annuale della Corte dei Conti, e in particolare la nota di aggiornamento del documento economico finanziario. Il vademecum da parte nostra dovrebbe essere quello del 2018, perché diciamo è quello un attimino più compiuto. E questo è un aspetto fondamentale, un tassello fondamentale del perché ancora vi è la discrepanza tra la gestione amministrativa delle concessioni in capo agli enti locali e gli introiti e gli incameramenti dei canoni che invece sono a livello statale, a livello demaniale. È chiaro che le amministrazioni comunali, ad esempio Comune di Rimini, ha l'80% dell'addizionale regionale e del 5% sui canoni solo per la gestione, chiamiamolo così, dei compiti d'ufficio. Se non si incrementa anche questa valutazione economica e finanziaria per dare respiro alle amministrazioni comunali, può diventare ulteriormente un determinato problema. L'agenzia del demanio, qual è il ruolo dell'agenzia del demanio? Nessuno l'ha ancora capito. Viene stromessa nei giudizi, perché soltanto la parte domenicale, spesso e volentieri i contenziosi non riguardano la parte domenicale, ma riguardano soltanto le valutazioni concessorie. Le capitanerie di porto, che loro, quindi il Ministero e l'SMI, quali sono le funzioni? Funzioni perché le capitanerie di porto hanno contribuito a creare il problema, quando avevano la gestione diretta dei beni, funzionano, perché poi a cascata la devoluzione delle competenze gestionali e amministrative delle regioni è a cascata dell'amministrazione comunale, ma tutto parte dal momento in cui le capitanerie di porto avevano la gestione diretta. I problemi sono veramente tanti. È impossibile continuare ancora con la supplenza della funzione giurisdizionale rispetto alle inottemperanze della parte politica. Non ci si riesce più, anche perché poi c'è molto clamore mediatico. Guardate che il clamore mediatico non è proporzionale a quello che è la effettività dell'evoluzione giurisprudenziale. Come diceva il dottor Sabella, è da tempo che si sa perfettamente l'applicabilità self-executing della direttiva Bolkestein. Non soltanto della direttiva, degli articoli 49, 56, 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Bolkestein può non essere un problema. Può non essere, perché ormai tutte le concessioni demaniali hanno una valenza economica tale che rapportano quell'interesse transfrontaliero certo che impone, indipendentemente dalla Bolkestein, una procedura comparativa. Quindi questa è una valutazione che la politica, in questo caso il PD, deve effettuare. Vogliamo dare conformità al bene pubblico come previsto dalla Costituzione? Ci sono anche delle situazioni un pochettino più estreme, anche delle considerazioni del tribunale più estreme. Il dottor Paolo Maddalena ritiene che questi servizi non devono essere dati in concessione, questi diritti se li deve tenere lo Stato. Concessione, valutazione estrema può darsi, però c'è del vero. Si parla di Stato comunità, non di Stato persona. Quindi si parla della possibilità per tutti noi di accedere a un bene più prezioso che quello del mare. Io mi fermo qui, ripeto, ringraziando ancora il Partito Democratico per questa opportunità, ma che sia una vera opportunità, che si faccia presente che è una situazione ormai insostenibile da una parte e un processo di non ritorno dall'altra, perché il cittadino si riapproprierà delle proprie funzioni, si riapproprierà dei propri beni. Vi ringrazio. E aspetto chiaramente che vi siano delle proposte concrete, chiaramente in ausilio con il coordinamento per poterle elaborare.